tutto è collegato. Vi posso fare un esempio? Quando ho smesso di fumare le sigarette, visto che ho iniziato 5 minuti. Apologia del... Le accendi in alta che voglio raccontare quando ho smesso di fumare. Dove hai messo l'accendino? Aspetta, lo zippo che lo accendevo proprio da tamarro con i jeans, facevo zac zac, sai quelle robe? Erano altri tempi. Da coatto, andavo giù e su e lo accendevo così, oppure col dito così, sai quando volevi fare proprio il ganassa. Zac. Dimmi Maurizio, ti racconto quando ho smesso di fumare. No, ho smesso di fumare perché l'ho già raccontata, ma è importante questa cosa. Mi ha fatto smettere Silvano Agosti e Silvano Agosti mi ha detto: guarda, io non ti dico che i tumori, le unghie, le cose. Ricordati che tu sei molto più importante di Fabio Volo. Le unghie. Scegli la tua opera d'arte preferita, io la solito, la Pietà di Michelangelo. Ok, immaginate che tu la guardi e a un certo punto arriva uno con un chiodo e la graffia. Cric, 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 e tu gli dici: ma scusami, ma come può essere che davanti a una cosa così bella tu hai questo comportamento? No? Cioè, ti viene da. A me mica la rompo e faccio dei graffietti ogni tanto. Tra l'altro, dopo il caffè mi toglie un sacco di stress se mi faccio due o tre graffietti. Comunque, non è che l'ho rotta, madonna mia. Cioè E tu dici: tu cosa penseresti di una persona così? Che è un mentecatto, cioè preso nella mente, capto mentes, mentus, come le mentos. Mentus, per favore. Mentus, mentus alla mente. Ok, sei un mentecatto. Se tu sei il primo, mi ha detto questa frase, se tu sei il primo che ti tratti così, cioè che davanti a un capolavoro che sei, cioè al valore che ti tratti così, cioè che ti graffi e dici: ma sì, ma tanto, ma come puoi pensare che poi trovi un grande amore, un grande lavoro, una grande vita, se sei tu che stai nella vibrazione dei mentecatti? Quindi, se ti tratti da capolavoro, arriveranno lavori da capolavoro, donne da capolavoro, uomini da capolavoro, amici da capolavoro, e quella. E io ho provato, avevo ancora, lo dico sempre, un pacchetto di Marlboro a metà, non ho detto finisco il pacchetto, ho detto no, ora o qua, se non ora quando, se non avevo un sacchetto di ganja buonissima, proprio calabrese. No, ma la ganja va bene. No, aspetta, la ganja erano tutte cime calabresi rosse, una roba che mi hanno costato un buoni. E cosa hai fatto? Il mio amico ha detto: grande Silvano, così, perché io ho tutto a lui. E da lì la mia vita è svoltata. Dopodiché ogni tanto il graffietto te lo puoi anche fare, ma non può essere che quel graffietto è più forte di te, che ti convince che adesso io faccio un e tu dici: bevo una sigaretta. Ragazzi, bisogna essere più forti delle cose. Quindi, cara ascoltatrice, se tu ti tratti bene, hai fatto questo gesto, l'universo lo vede che tu dici: aspetta un attimo, questa si sta trattando bene, diamogli le cose al livello in cui lei crede verso se stessa. Mi sono incantato. Cioè l'universo ti manda la categoria che tu hai nella testa. Non avete mai visto dei rincoglioniti che però si sentono Dio e gli arriva e tu dici: ma come mai sei sto scemo qua? Perché lui richiama, è uno specchio l'universo. Ok, questa era una canalizzazione della Madonna. Va bene, chi vuol capire capisca.